quando vengo qui in azienda, diciamo, mi sento realizzato perché guardo, vedo, osservo e intanto che osservo analiticamente mi viene di sperimentare qualcosa e lo provo, lo testo, se vedo che è un prodotto che può essere veramente utile lo realizzo. L'impiego della calza nella installazione dei cavi, nella messa a dimora dei cavi, è molto importante perché evita di spellare, nastrare e può tirare con una certa energia. Soprattutto nell'impiantistica civile, dove per mettere a dimora i cavi coassiali c'è sempre una problematica e noi abbiamo delle calze che si adattano alle sonde proprio per mettere a dimora i cavi coassiali, senza dover, per così dire, tribolare, senza dover faticare per agganciare i cavi alla sonda. Mentre invece nell'impiantistica industriale la calza è conosciuta, ma non è utilizzata proprio a fondo, perché potrebbe essere, senz'altro un attrezzo che può essere molto utile, molto valido, per diciamo risparmiare tempo ed energia. La calza, nel settore specifico, quella che viene impiegata è la calza di testa o la calza passante. Poi ci sono delle calze come queste che sono aperte. Perché aperte? Perché viene fasciato il cavo ad una certa distanza per avvicinarlo al quadro di assemblaggio. La calza naturalmente ha un suo campo di misurazione, di tolleranza e a seconda della dimensione ci sono le varie dimensioni che sono rapportate in millimetri. Ha una capacità di 10-15 mm a seconda della dimensione della calza. La sonda in nylon è la più classica, viene matassata, viene letta, viene misurata e crimpata la testa. Può essere matassata liberamente o messa nel contenitore. Perché nel contenitore? Perché il contenitore preserva la sonda all'uso, preserva soprattutto per quella in fibra di vetro, che come vedete è questa che stiamo matassando, e questo contenitore serve proprio a preservare la sonda, perché la sonda in fibra di vetro è una sonda delicata, fragile, ma risolve i problemi più difficili. Questa è la sonda in fibra di vetro in diametro 3. Naturalmente la sonda in fibra di vetro oggi noi la produciamo dal diametro 3 a 14 mm per l'impiantistica industriale e arriviamo sino a 300 metri nella produzione. La qualità del continuatore è in una plastica indistruttibile. Questo per dimostrare che i prodotti che noi presentiamo sono testati al meglio. Questa sonda a tortiglione, per come è fatta, riduce l'attrito del 50% nel lavoro di introduzione. È quindi molto interessante perché l'operatore risparmia tempo e diciamo energia. Ha la testa intercambiabile perché così può usare sia da una parte che dall'altra diciamo la sonda e sempre su questo perno può essere avvitato una testa flessibile uguale con una carrucolina che è molto valida per casi particolari. La testa con la carrucola di cui accennavo è questa testa è girevole e per superare le curve diciamo è l'ideale. Con questa sonda può superare ben 5 curve, soprattutto negli impianti industriali dove il tubo rigido quando arriva alla seconda curva deve smontare l'impianto per infilare i cavi. Con questa asola, con la testa che le ho fatto vedere prima, questa asola può superare tranquillamente le 5 curve e arrivare a mettere dimora senza dover smontare l'impianto. Questa è una cosa molto importante. Questa macchina che presento
ha la possibilità di produrre le sonde in maniera automatica, cioè avviene la matassatura, la legatura e diciamo, la caduta nel contenitore in maniera automatica. Da lì si riprende e si fa la crimpatura delle teste con una pressa che arriva sino a 5 tonnellate. Questa è una sonda in fibra di vetro in diametro 14 e ha una notevole potenza ed è ingabbiata in un aspo dove questo aspo, oltre a contenere la sonda per, diciamo, come alloggio, permette l'uscita e il rientro senza danneggiarlo. Naturalmente bisogna fare molta attenzione, c'è un sistema di bloccaggio e viene fornito unitamente alla sonda un set di riparazione assieme alle istruzioni, perché siccome è una sonda che purtroppo è fragile sotto un certo aspetto, perché viene trattata anche molto male, allora per poter dare la possibilità della continuità e far rivivere la sonda, diamo il set di riparazione e spieghiamo come fare per ripararla. Questa è la sonda che nel nostro articolo 155 ed è in nylon acciaio, è una sonda che ho realizzato nel 1977 e ha avuto un successo sempre maggiore, perché sul mercato questa sonda che faceva da trait-d'union tra per l'impiantistica civile e l'impiantistica diciamo industriale non esisteva. E oggi come oggi è senz'altro una tra le più richieste ed apprezzate. L'idea più geniale penso sia stata la sonda 155, cioè quella che abbiamo analizzato nella costruzione in nylon acciaio. E poi susseguentemente tutte le altre, diciamo quelle della fibra di vetro, quella, e adesso anzi ce ne ho realizzato una che produrrò quanto prima, che è sottilissima, è da 2 mm e dovrebbe risolvere i problemi per la riparazione, cioè quelle riparazioni che vengono fatte su impianti vecchi dove il tubo è piccolo e ci vuole questa sonda molto sottile. E ne sto realizzando i prototipi, la sto testando e penso possa essere pronta verso febbraio-marzo. L'idea più copiata è quella di nylon. La prima che ho realizzato nel 73 quando ho realizzato quella di nylon, che poi ho continuato a evolvere diciamo il terminale, le teste per migliorare l'introduzione delle condotte, è quella più copiata dal punto di vista economico, diciamo, ecco. E poi via via hanno copiato anche le altre, non è che non hanno, anche quella al centro, la mia 155 realizzata nel 77, oggi è copiata per così dire alla grande, ma il problema è che non usano le mie stesse qualità di materiali. Camfor che cosa vuol dire? Franco. È il mio nome. È il mio nome, diciamo, messo in maniera diversa. Perché? Perché se avessi formato un'azienda con il nome Franco, sì, Franco vuol dire libero e avrebbe avuto forse una sua, ma Camfor è più gutturale, più incisivo e allora ha avuto il successo che merita.